una partita ricca di colpi di scena dove non sono mancate le polemiche al triplice fischio di chiusura, quella tra Futsal Pomigliano e Real Caivanese. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito Pomigliano pericoloso con la montagna, bravo l'estremo difensore Parlato Junior a deviare la conclusione. Il gol del vantaggio arriva al terzo minuto e 45 secondi con Miranda, con una deviazione vincente sotto misura. Al sesto la reazione della Caivanese con Brunelli, la bella parata di Grande. Al settimo a pallone triangola stretto con la montagna prima di Verezzi respingere il tiro dalla traversa, portiere battuto. Poi ancora una volta bravo Grande ad opporsi a Brunelli. All'undicesimo il portiere del Pomigliano nega la gioia del gol a Paolillo che tenta una conclusione improvvisa da posizione impossibile. Al quindicesimo il Pomigliano rendersi nuovamente pericoloso con Moncerino che di tacco smarca Cozzone a centro area, ma il laterale pomiglianese calcia alto sopra la traversa. Al diciottesimo arriva il raddoppio del Pomigliano con Chierchia che ha postato sul secondo palo, mette in rete il passaggio filtrante di Poerio. Si addormenta a questo punto il Pomigliano, lascia spazio alla Caivanese. Il duello tra Somaripa e Grande con la parata del portiere del Pomigliano non può nulla quando Somaripa devia sotto misura un tiro al volo. Con il gol dell'1-2 al 22esimo il Pomigliano è in bambola, clamoroso errore della difesa e Somaripa realizza così facile facile al 23esimo il gol del 2-2. Non è infinito l'incubo del Pomigliano perché in chiusura di primo tempo va addirittura sotto con la rimonta completata e il sorpasso targato Alessio al 26esimo minuto. Non ci sono più emozioni in chiusura di primo tempo, soltanto questa uscita di Grande. Con le immagini andiamo alla ripresa, partono subito in quinta i ragazzi di mister Panico, pericolosissimi con Avallone che a tu per tu con Parlato Junior si divora così come vediamo la rete del possibile pareggio. Poi ancora il tentativo del Pomigliano, attenzione a questa ripartenza e il salvataggio della formazione di Moccia. Di nuovo Pomigliano in avanti, attenzione a quest'altra chance per la formazione locale. Arriva invece il gol della Caivanese, quello di Somaripa al 16esimo della ripresa, il gol del 2-4 sul calcio di punizione. Non ci sta il Pomigliano, prova a reagire, a rifarsi sotto. Poi ancora questo tentativo della formazione di Panico con la Caivanese che qui perde palla sulla linea mediana del campo, chiede il fallo, l'arbitro non glielo dà, la ripartenza e arriva il gol su questa azione insistita di Cozzone al 30esimo minuto. Siamo sul 3-4, finale incandescente come dicevamo con il doppio giallo di Avallone secondo il direttore di gara, ma è il Pomigliano ad approfittare incredibilmente di questa situazione con l'inferiorità numerica. Arriva al 32esimo e 30 secondi il gol di Parlato, quello del 4-4, e con la Caivanese sempre con l'uomo in più però non riesce a trovare il gol della vittoria. Finisce così come dicevamo 4-4 con tante polemiche nel finale tra i due club.